Il celibato veniva, viene tuttora imposto nel mondo cattolico perché conserva il patrimonio alla Chiesa. Se voi pensate che i preti possano sposarsi invece, no? Potrebbero sposarsi, lì evidentemente poi c'è la questione dell'eredità. Quindi alla morte del sacerdote i beni si trasferirebbero a un altro, a un'altra persona anziché alla Chiesa. Quindi la difesa del celibato, sempre, già dai tempi di Lutero, è stata una delle grandi differenze, già al Concilio di Trento infatti fu quella che lanciò la controriforma. No, volevo dire, su questa storia del protestantesimo, ci fu un effetto molto forte che forse si può anche intravedere chi sta vedendo i medici, quello sceneggiato che fanno in televisione. Beh, lì si vede qual è la presenza del papato in Italia, anche nei confronti di grandissimi soggetti istituzionali tipo la Repubblica, tipo la Signoria di Firenze, oppure il Doge di Venezia o il Visconte di Milano. Però la presenza della Chiesa si sente, è massiccia. Con il protestantesimo in realtà nacque, che ne so, per esempio Carlo VIII, che poi in Inghilterra dice la religione la faccio io, no? Cuius regio, eius religio. In quel modo che cosa succedeva? Che, diciamo, si creava un senso di identità che non era più quello come in Italia verso il papato, anche nelle diversità, tutti uniti però sotto la cappa del papato, ma invece si sviluppava proprio un'autonomia nazionale. Le varie chiese nazionali acquisivano una autonomia e da lì poi nasce il concetto dei grandi stati che noi non abbiamo conosciuto, no? Noi italiani diciamo siamo una repubblica che non nasce da una grande monarchia, ma anche per questo, perché in Italia diciamo l'ombrello cattolico è sempre stato molto forte. Allora, poi diciamo Lutero in realtà era pure un fondamentalista, perché lui proponeva un rapporto diretto con Dio da parte dell'individuo sulla base della Sacra Scrittura, cioè, quindi era pure un fondamentalista, io non ho nessun motivo. Tra l'altro appunto la confessione, che è una, anche adesso sta come dire, quasi svanendo nelle chiese cattoliche, però è stato uno delle cose che il protestantesimo, non dico l'ha tolto immediatamente, ma l'ha fatto anche lì svanire per tempo. Certo, perché il contatto diretto con Dio, cioè, esatto. A chi devo perché devo confessare ad un altro uomo quello che faccio quando il rapporto è diretto con Dio? E quindi Lutero sottraeva quel potere enorme di mediazione fra umano il divino che la Chiesa aveva conquistato e deteneva in modo fortissimo, e quindi diciamo apriva il terreno. Poi da lì son cambiate tante cose, appunto lo spirito nazionale, e poi dopo con il calvinismo soprattutto ci fu l'introduzione di una grandissima novità all'interno del mondo diciamo tardo medievale, pre-rinascimentale, cioè se non era più il sacerdote che ti assolveva e ti dava la salvezza, no? Ma da Lutero in poi la salvezza te la beccavi tu con la fede, eccetera. Come facevi ad esserne sicuro? Beh, la soluzione la trovò Calvino, cioè il successo è la dimostrazione che il Signore è con me. Soprattutto il successo economico, lì lo spirito del capitalismo, anche secondo Max Weber, nasce proprio lì, nasce da questo, da questa, è intrinseco proprio all'etica protestante. E quindi ecco, diciamo, poi la storia si sviluppa e arriviamo ai nostri giorni. Adesso arriviamo al perché io scherzo con questa storia di Lutero. Perché io sono molti anni che vedo la democrazia proprio come sistema di governance
Così come dice Tocci, se qualcuno lo conosce, il partito si è incistato nello Stato, tutti i partiti sono incistati nello Stato. Adesso che i partiti non hanno più la leva ideologica per chiamare la gente al voto e per acquisire i consensi diventano come le indulgenze, sul territorio si comprano. Allora si è creata una politica burocratica fine a se stessa, dove la democrazia non è più il mezzo per arrivare al fine, cioè che è il buon governo, ma la democrazia è fine a se stessa. La questione diventa il consenso per il consenso, perché avendo più consenso ho più potere, se ho più potere avrò i mezzi per avere più consenso, e si alimenta un loop che non finisce mai. Rispetto a questo, come ne esci? Allora, chiedere ai partiti un movimento di autoriforma è come sperare in Dio, perché poi appunto io mi ricordo Morassutto, quando dissi tantissimi anni fa una di queste cose, Morassutto mi disse: bravo, però tu così ti vuoi tagliare il ramo su cui siamo. In effetti però è questa la questione, cioè i partiti sono costretti dal meccanismo democratico stesso a mercificare il voto, e si crea una grande pletora burocratica che costa un mare di soldi alla nazione, ed è Pantalone che paga queste cose. Pensate solo a tante centinaia di migliaia di soldi, di migliaia di euro che costano le campagne elettorali per ciascun candidato. Allora io dicevo, qui ci vorrebbe un Lutero. Perché Lutero? E qui vengo proprio a i piedi nel piatto. Lutero, perché Lutero si è mosso all'interno della Chiesa, lui non ha fatto il grillo parlante urlando in piazza come fa Beppe Grillo, per esempio, uno dei tanti, no? Ma si è posto il problema che solo dall'interno della Chiesa, dall'interno di una riflessione sull'ideologia della Chiesa, poteva nascere un movimento di rifondazione della cristianità. Io spero sempre che noi troviamo qualcuno che dall'interno di un grande partito di massa, e ormai in Italia ce ne stanno pochi, diciamo uno, che dall'interno di un grande partito di massa riesca a mettere in moto un movimento quasi luterano, proprio di restituzione della politica ed soprattutto della restituzione dei meccanismi democratici alla loro funzione originaria, cioè strumenti di governo. Bene, è questo quello di cui volevamo parlare. Mi pare che lo abbiamo fatto in maniera sintetica ma anche efficace. Allora, cioè, non è che ce la cantiamo, ce la suoniamo da soli, ma comunque mi è sembrato così, insomma. Poi saranno gli ascoltatori a decretare questa cosa. E brevemente parliamo di questo episodio che è stato molto grave, che ha colpito tutti, questa, quello del parroco, dici? La volgarità di un frate domenicano che dal microfono di Radio Maria ha letto il terremoto come una punizione di Dio nei confronti appunto delle unioni civili. È stato licenziato dopo una presa di posizione vaticana, ha aperto un piccolo squarcio, però. Ma lui ha ribadito poi, se non ricordo male. Ha aperto però uno squarcio su una religiosità integrista solitamente diciamo ignorata, quasi invisibile, che invece c'è. Radio Maria è molto ascoltata, molto ascoltata. E purtroppo è anche ben finanziata. Ecco, dobbiamo dire pure questo. Ma quelli della Zanzara, se non sbaglio, ci hanno fatto subito una trasmissione su questo prete un po' così esagerato. Sì, sì. E telefonava gente che però gli dava pure parte di ragione. Questa è la pancia di un paese, è sempre ecco un problema. Perché, abbiamo detto il Dio crudele di Radio Maria, il titolo di questo pezzo che vogliamo fare, di cui vogliamo discutere. Quindi siamo di fronte a un sottosuolo cattolico che è opaco, apprensivo, fatto di sentimenti reazionari, veramente. Nell'era
di Papa Francesco, e spesso è anche antipapale, e questa è una cosa, è una novità assoluta, ma è appunto perché il Papa si schiera è misericordioso, e invece il Dio di questa radio è crudele, non è misericordioso. Vabbè, c'hanno pure loro le loro contraddizioni. Io lo considero il gesto di un matto, sinceramente. Non gli darei troppa importanza, perché sostanzialmente la Chiesa rimane, diciamo, buonista, soprattutto la Chiesa di Bergoglio, verso le nozze gay, persino verso l'aborto, insomma, anche se poi i pronunciamenti ufficiali tornano a essere chiusi sull'aborto, per esempio. Però, diciamo, è una chiesa in cui l'elemento pastorale, cioè di vicinanza alla gente, prevale sull'oltranzismo ideologico, per fortuna. Sì, in generale prevale, però sotto la pelle questa cosa invece c'è, ed è molto più estesa di quello che riusciamo a vedere, che viene in superficie. Ecco perché parlo sotto la pelle. C'è una chiesa reazionaria, fortemente tra reazionaria, diciamo che le modalità sono fortemente conservatrice e anche reazionaria, e anche sul piano teologico. Quindi ecco perché un papa come lo è Francesco non può andare bene. Ma però mi stai provocando, Socci, tu pensa, perché Socci. Dopo la questione di Goro e Gorino, no? Io lì mi sarei aspettato delle parole non banali da parte del papa, delle cose per cui lui doveva parlare agli abitanti di Gorino. Invece se ne è uscito il giorno dopo, a bocce più fredde, in generale sui problemi dell'integrazione, eccetera. Allora, non è intervenuto contro il prete, attenzione. Contro il prete sì, ma Gorino, cioè le 12 donne cacciate dal paese, lui non ha detto niente il papa. Ecco, questo a me, ma io mi sarei aspettato da un papa del genere delle parole dirette, proprio. L'ha fatto Alfano, Alfano si è incazzato come una belva contro i cittadini di Gorino. Io c'ha una responsabilità diretta dei prefetti, scusa. Ma anche il papa c'ha una responsabilità diretta. Se il papa non capisce che queste per lui sono occasioni in cui la sua misericordia deve diventare opera pratica, altrimenti resta un discorso generico di puro buonsenso. Quello che ha fatto dopo, il giorno dopo, rimane un discorso di puro buonsenso, cioè sulla tolleranza, sull'integrazione. Ma pensate invece se lui fosse uscito subito contro gli abitanti di Gorino, che hanno respinto quelle 12 donne, di cui una pure incinta, e se li avesse chiamati nome per nome dicendo state sbagliando, siete fuori della chiesa in questo modo, pensate che effetto maggiore farebbe. Il vero problema è che doveva cacciare pure quel parroco, che ha messo il cartello, certo, mancherebbe, probabilmente c'è stato un problema anche con le gerarchie sicuramente. Comunque questo è quel parroco. Che fine fa adesso quel parroco? Non lo so. Comunque intanto ha perso il lavoro, quindi l'altro non lo so, quello è sospeso a divinis, penso, spero. Non so bene. Oggi comunque, diciamo, la casa natale di San Benedetto, che è patrono d'Europa, si è sbriciolata, si briciola purtroppo anche l'Europa, noi vediamo quali problemi ci sono in giro. La Santa Sede ha dato un segnale molto cristiano, molto politico. Ecco, io mi sento in questo caso di difendere finalmente, insomma, una posizione l'ha presa, anche se non definitiva contro la radio, ma almeno contro
quella invettiva è stata presa una decisione. Laddove viene meno il buonsenso umano, il buonsenso cattolico, si annida un bisogno di odio, che l'aria che si respira in questo paese lacerato e vulnerabile.